Primo luglio, iniziamo il mese dedicato dal mondo alle vacanze per lo più insieme ad agosto, ma per i devoti è il mese dedicato al sangue di Cristo e alla devozione alla Madonna del Carmine, due devozioni bellissime. E oggi nella tradizione devozionale, prima della riforma liturgica, anche la tradizione liturgica, oggi 1° luglio è la festa del preziosissimo sangue, anche se il Papa Paolo VI volle unire la festa del sangue di Cristo a quella del corpo di Cristo, per cui quando noi facciamo oramai il Corpus Domini, festeggiamo la solennità del santissimo corpo e sangue del Signore. Però, ecco, nella devozione è rimasto ancora questo rimando al sangue del Signore. Difatti, lungo i secoli c'è stata una devozione propria al sangue di Cristo, che è stata seguita, praticata, insegnata da tanti santi. Pensiamo a Santa Caterina da Siena, la quale molte volte nelle sue lettere, che fanno parte della letteratura italiana, tanto sono belle, ma lei non sapeva scrivere e forse a stento sapeva leggere, quindi le dettava. Tante volte lei invoca questo sangue dell'agnello e tante volte benedice i destinatari di queste lettere, dicendo espressioni tipo questa: io ti immergo, oppure vi immergo nel sangue dell'agnello, oppure io invoco su di voi il prezioso sangue di Gesù Cristo, vero agnello senza macchia. Ultimamente, nel 1700-1800, a cavallo, è stato il grande San Gaspare del Bufalo che ha praticato questa devozione bellissima, meritoria, al sangue di Cristo. E devoto particolare del sangue di Cristo è stato il Papa Buono, San Giovanni XXIII, il quale, Papa Buono, ha scritto anche una enciclica, Inde Aprimis, all'inizio del suo pontificato, quasi dimenticata questa enciclica. Ma c'è stato un cardinale a cavallo tra il 1800 e il 1900, un cardinale, mi pare carmelitano, di origine carmelitana, il cardinal Piazza, il quale ha diffuso e praticato in modo meraviglioso la devozione al sangue di Cristo, scrivendo anche preghiere bellissime sul sangue di Cristo. Ora il sangue rappresenta la vita nel linguaggio biblico. Per cui quando nella Bibbia c'è scritto non versare sangue, astieniti dal sangue, non si voleva dire come semplicisticamente e in modo letterale interpreta i testimoni di Geova, non fare trasfusioni, no, non si intendeva quello, si intendeva invece non uccidere, cioè non versare sangue. Il sangue è la vita. Ed è la vita donata, quindi il sangue di Cristo è il mistero della sua vita donata, ma donata non in modo indolore, a costo zero, donata nella sofferenza, negli spasimi, la vita donata appunto goccia a goccia, nel dolore e nel tremore, nell'assaporamento della debolezza umana che egli ha assunto. Quando noi vediamo il sangue di Cristo nelle sue ferite, nelle sue immagini, noi comprendiamo che Gesù ha dato se stesso e quel suo dono è stato nell'obbedienza al Padre, nell'amore al Padre e nel servizio, nell'amore ai fratelli.
Non a caso la lavanda dei piedi, che indica proprio il servizio ai fratelli, è un rimando con l'acqua al battesimo, ma è un rimando anche all'acqua che è scaturita dal costato trafitto di Cristo, insieme al sangue, unda et sanguine, acqua e sangue, con acqua e sangue è sudato il suo sacro costato. Allora il sangue di Cristo è la vita che vince la morte e benedice la morte. Il sangue di Cristo è l'obbedienza che si fa visibile, l'amore che si fa visibile, è l'amore redentivo del Cristo, è l'amore anche vittorioso del Cristo, perché è vero che l'amore di Cristo ha trionfato nella risurrezione, ma l'amore di Cristo ha vinto quando il Cristo, senza badare al dolore, ha donato se stesso nel sangue. Ecco perché il Satana teme il sangue di Cristo, perché la sua sconfitta, la sua vittoria, la vittoria del maligno, è una vittoria temporanea che trae la sua origine dalla disobbedienza, dalla superbia e da tutti quegli aspetti tremendi che noi chiamiamo peccati, vizi capitali. Ma tutte queste cose sono state vinte dall'obbedienza del Figlio unigenito, primogenito, di una moltitudine di fratelli, il quale è incurante della propria vita, vincendo il timore della morte che blocca gli uomini, sapendo che Dio è più forte anche della morte, perché è amore, l'amore vince la morte. Ebbene, egli ha donato in modo visibile questo amore, l'ha portato fino alla fine, fino all'estrema consumazione, l'ha portato nel momento in cui si è offerto, perché l'ha voluto, nessuno l'ha costretto, ma egli ha offerto la sua vita perché egli aveva il potere di offrire la sua vita e il potere di riprenderla questa vita. Il sangue dunque ha vinto e vince e vincerà, e il Padre sigillerà questa vittoria con il trionfo della risurrezione. Vieni sangue dell'agnello, vieni sangue di Cristo, vieni sangue e scendi sul popolo credente come rugiada, perdona i peccati, dona forza, coraggio, parresia e abbatti ogni potenza di Satana, ogni potenza di Asmodeo, ogni potenza del nemico. Il tuo potere è onnipotenza del Padre ed è fuoco dello Spirito ed è sangue, sangue del Figlio. Amen.